Continuiamo. Continuiamo, estratto numero 2. Il nostro senso della vista, per esempio, vediamo un mondo vasto davanti a noi, meravigliosamente riempito. Ma in realtà vediamo tutto questo solo dentro di noi. In altre parole, c'è una sorta di macchina fotografica nel nostro cervello posteriore che ritrae tutto ciò che appare e niente al di fuori di noi. Ha creato per noi lì, nel nostro cervello, una specie di specchio che capovolge tutto ciò che si vede lì. Così lo vedremo fuori dal nostro cervello, davanti ai nostri visi. Tuttavia, ciò che vediamo fuori di noi non è una cosa reale. Non di meno, dobbiamo essere così grati alla sua provvidenza per aver creato quello specchio nel nostro cervello, permettendoci di vedere e percepire tutto al di fuori di noi, poiché con questo ci ha dato la forza di percepire ogni cosa con chiara conoscenza e realizzazione e misurare tutto dall'interno e dall'esterno. Senza di esso avremmo perso la maggior parte della nostra percezione. Di nuovo, domanderà. Il nostro senso della vista, per esempio, vediamo un mondo vasto davanti a noi, meravigliosamente riempito, ma in realtà vediamo tutto questo solo dentro di noi. In altre parole, c'è una sorta di macchina fotografica nel nostro cervello posteriore che ritrae tutto ciò che ci appare e niente al di fuori di noi. Ha creato per noi lì, nel nostro cervello, una specie di specchio che capovolge tutto ciò che si vede lì. Così lo vedremo fuori dal nostro cervello, davanti ai nostri visi. Tuttavia, ciò che vediamo fuori di noi non è una cosa reale. Non di meno, dobbiamo essere così grati alla sua provvidenza per aver creato quello specchio nel nostro cervello, permettendoci di vedere e percepire tutto al di fuori di noi, poiché con questo ci ha dato la forza di percepire ogni cosa con chiara conoscenza e realizzazione e misurare tutto dall'interno e dall'esterno. Senza di esso avremmo perso la maggior parte della nostra percezione. Rav dice, sentiremo qualcosa dentro, però mai saremo capaci di studiare queste cose, provare, cambiarle e imparare dai cambiamenti, per stare in una certa maniera obiettiva verso di queste cose. È soggettiva, ma in un certo modo è da fuori. E questo succede dentro di noi. Puoi paragonarlo con un bambino. Il bambino sente solo se stesso, niente al di fuori di se stesso. Unicamente non entra nella sua percezione della realtà. Quello che sente è unicamente lui, solo se stesso. Buono, cattivo, tutto questo è quello che sente. E anche così non afferra che c'è qualcosa fuori di lui. È presente in se stesso e dentro se stesso, è così che il fatto che siamo costruiti in una maniera tale che possiamo percepire questa realtà fuori di noi e che sta nei gradi di inanimato vegetativo e animato e parlante, apparentemente può connettere se stesso per sentire la realtà fuori in questa misura, che per mezzo di quello che anche in modo egoista abbiamo psicologia, va bene, non è una scienza la psicologia, però perché comprendiamo che non possiamo essere obiettivi in questo. Anche così possiamo imparare qualcosa, come se fosse fuori di noi, al di fuori di noi.
apparentemente ci sta disconnettando da noi stessi. Certamente che la nostra relazione con questa scienza però è così, cioè c'è una certa forma di paragonare me con qualcosa fuori di me, sebbene che è chiaro, anche ora che i professionisti di questo insegnamento, che per i professionisti che non è così, è come Baal Shalom dice nella saggezza della Kabbalah, che ci sentiamo noi stessi, percepiamo noi stessi e sentiamo il mondo fuori di noi, ed è visto dentro al nostro desiderio di ricevere. Il desiderio di ricevere può essere più grande, più ampio o più confinato o più angusto, in accordo a questo che noi percepiamo la realtà. In questo modo noi lo studiamo e ci relazioniamo con lui e lo indaghiamo, e questa è la realtà dove esistiamo.